tutti ragazzi, benvenuti o bentornati su Shades of Sam. Io sono Sam e oggi andremo a riassumere ciò che abbiamo visto durante l'evento della Microsoft di ieri, in cui sono stati presentati alcuni giochi nuovi, alcuni giochi che sapevamo avremmo visto e altri giochi che speravamo poter vedere un po' di più. Molti appassionati durante la live si sono dimostrati interessati o stupefatti dalla presentazione, altri hanno iniziato a storcere il naso. Ma tranquilli, perché parleremo anche di questo a fine video. Ma procediamo per ordine. Innanzitutto iniziamo con la carrellata di informazioni che sono state date durante il pre-show. Innanzitutto è stato mostrato Dragon Quest 11S, Echi di un'era perduta, che girerà sulle piattaforme Microsoft e con il Game Pass, disponibile dal 4 dicembre 2020. A seguire Exo Mecha su Xbox One e Xbox Series X. È un videogioco ambientato in un pianeta esotico con armature futuristiche e saranno presenti anche molti robot. La data non è stata specificata, ma sappiamo che verrà rilasciato nel 2021. È stata anche mostrata una sequenza aggiuntiva di gameplay di Watch Dogs Legion, che sì, è innovativa, ma aggiunge ben poco a quello che già conoscevamo. Ovviamente ricordo che Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre e preparatevi, perché porterò la serie sul canale. Proseguiamo con Echo Generation, un action adventure che uscirà nel 2021, sarà ambientato nel 1993 e a tratti ricorda molto sia Stranger Things sia qualcosa prodotto dalla Lego. Dopodiché abbiamo Hello Neighbor 2, che uscirà nel 2021, una carrellata di trailer che riassumono tutti i giochi indie che usciranno per Xbox. Terminiamo il pre-show con Balan Wonderworld, ossia un action game che racchiuderà 12 storie con ambientazioni molto particolari e diverse, e uscirà nel 2021. Finalmente iniziamo con la roba un po' più succosa. La presentazione parte con il botto con Halo Infinite, che uscirà nel 2020. La cosa positiva della presentazione di Halo è che è stato subito mostrato il gameplay, un lungo gameplay che ci mostra molte cose innovative, come una mappa di gioco veramente molto ampia, enorme, un open world. Ci fa vedere che verrà utilizzato anche il rampino. Purtroppo, a sfavore della presentazione di Halo Infinite, devo dire per forza che secondo me sia la grafica, sia la qualità, il bitrate non erano per niente godibili in uno streaming. Quindi probabilmente il gioco non sarà esattamente come lo abbiamo visto ieri sera, ma probabilmente ci saranno molte innovazioni e molte migliorie proprio su Xbox Series X. Continuiamo con una grande delusione che mi pesa molto sul cuore, ossia il fatto che non è stato mostrato nessun gameplay di Hellblade 2. È stato solo annunciato che verrà ambientato in Islanda e che verrà lanciato appunto insieme all'Xbox Series X. Andiamo avanti con un trailer che ai fan ha ricordato molto The Last of Us, ma lo sappiamo benissimo, The Last of Us è un'esclusiva PlayStation. Infatti il trailer mostrato ci mostra State of Decay 3. In realtà anche per questo gioco possiamo vedere ben poco, infatti si tratta solo di un teaser trailer, non abbiamo nessuna data, presumibilmente uscirà nel 2021. A seguire Forza Motorsport, che sicuramente ha soddisfatto molti degli appassionati, anche perché le riprese che sono state mostrate erano in engine. Non è stato affiancato nessun numero dopo il titolo di Forza Motorsport, ma si presuppone sia ovviamente il numero 8. E poi ragazzi, devo ammettere che questo titolo mi ha incuriosita e non poco. Sì, sto parlando di Everwild della Rare. Si tratta di un videogioco che si basa molto sulla magia legata alla natura. Lo stile grafico ovviamente è miratamente non realistico, un po' fiabesco, però ho apprezzato veramente tanto sia la grafica che i personaggi che sono stati mostrati in questo teaser trailer, dal quale non si capisce più di tanto. Ma da quel poco che ho visto sono rimasta veramente molto incuriosita. E qui in molti purtroppo che si aspettavano un Life is Strange 3 sono stati un po' delusi, o perlomeno comunque traditi dalle aspettative che avevano, perché è stato mostrato Tell Me Why della Don't Nod. Tell me why ain't nothing but a heartache. Ossia la casa produttrice appunto di Life is Strange. Infatti lo stile dei personaggi e dell'ambientazione è riconoscibilissimo. Di che cosa si tratta? È un gioco ambientato in Alaska e ovviamente se avete giocato Life is Strange non vi stupirà sapere che le tematiche affrontate saranno sicuramente interpersonali, molto profonde, molto attuali. I protagonisti mostrati sono due gemelli e
attraverso le nostre scelte, il loro rapporto e il rapporto dei personaggi all'interno della storia varierà. Il primo capitolo sarà già disponibile il 27 agosto 2020. Ori and the Will of the Wisps. E voi molti direte, ma era già presente questo gioco, che non è una novità. Esatto, non è una novità, ma hanno annunciato che proprio questo gioco verrà ottimizzato per Xbox Series X in 4K e addirittura 120 fps. Sarà disponibile entro fine anno, ma per tutti i possessori di Ori già su Xbox One sarà possibile fare l'upgrade gratuito su Xbox Series X. Quindi in poche parole questo è quello che viene comunemente chiamato Smart Delivery, ossia se sei già in possesso del gioco non devi comprarlo nuovamente per la console nuova, di nuova generazione, ma ti basterà fare l'upgrade che è gratuito e questa cosa ovviamente è fantastica. Se vi aspettavate un nuovo gioco di The Outer World, purtroppo immagino che sarete rimasti delusi, perché infatti non si tratta di un nuovo videogioco ma semplicemente di un DLC chiamato The Outer World Peril on Gorgon. C'è stato spiegato che sarà un gioco di investigazione e che è la prima di due espansioni. La data di uscita è stata annunciata, ossia il 9 settembre 2020. A seguire Grounded, ossia un survival in cui noi vestiremo i panni di alcuni ragazzini che però dovranno costruire degli accampamenti e dei rifugi all'interno di un giardino e quindi combattere contro gli insetti. Dai ragazzi, chi di noi non vorrebbe farlo? Il gioco è stato annunciato già da tempo e infatti sarà disponibile già da settimana prossima. E qui invece arriva un titolo che ha stuzzicato un bel po' la mia attenzione, ossia Avowed. Si tratta di un gioco di ruolo medievale della Obsidian, fantasy medievale, e almeno io ho colto qualche riferimento a Skyrim. Infatti vediamo che è in prima persona, da una parte il personaggio impugna la spada e dall'altra con la mano fa qualche magia. Purtroppo anche per questo gioco abbiamo veramente poca idea di quello che tratterà, visto che ci è stato mostrato solo un teaser trailer non troppo esplicativo. A seguire As Dusk Falls è un videogioco che è improntato sulla successione di alcune diapositive disegnate palesemente con la tavoletta grafica, insomma molto molto cartunesche, non punta ovviamente al realismo, è ambientato nel sud-ovest americano e il nostro compito sarà quello di plasmare il destino di personaggi imperfetti. Un gioco che potrebbe rivelarsi essere molto interessante è Psychonaut 2. Dalla grafica psichedelica e molto molto colorata, uscirà nel 2021 e aspetteremo i prossimi mesi appunto per sapere qualcosa in più. È stato presentato anche Stalker 2 con numerose novità, ossia che saranno presenti personaggi femminili giocabili, un'unica mappa invece che tante macro aree, tra l'altro la mappa sarà molto molto più grande di quelle che ricordiamo. Un nuovo motore grafico, nuovi mutanti, nuovi laboratori, nuove aree appunto esplorabili, ma soprattutto potremo interpretare Starlock. Warhammer 40,000 Darktide è un gioco in cooperativa che potrà coinvolgere fino a 4 giocatori che sfideranno orde di nemici. Il tutto si svolgerà nella città alveare di Tertium. A seguire The Gunk, un action game probabilmente open world che ricorda vagamente un po' lo stile di Ratchet & Clank, però sulla Xbox. Anche qui è stato mostrato ben poco, quindi dobbiamo aspettare le prossime settimane sia per la data d'uscita che per qualche informazione in più. Finalmente un gioco che in molti aspettavamo di conoscere meglio, ossia The Medium. Nella presentazione di ieri è stato mostrato la modalità di realtà doppia, ossia che in contemporanea potremo vedere sia quello che vede la medium, sia quello che invece percepiscono gli umani che la circondano. Ovviamente The Medium sarà un horror psicologico e un'esclusiva Xbox Series X, infatti hanno annunciato che non sarà disponibile per Xbox One, semplicemente perché anche per il fatto della dual reality non sarebbe possibile farlo girare nello stesso modo. Proseguiamo con Phantasy Star Online 2 New Genesis e Crossfire X, per poi terminare con un videogioco che ha, diciamo, droppato alla fine perché molti gamer lo aspettavano veramente con ansia, ossia Fable. Il nome ci fa pensare che forse sarà un remake, non lo sappiamo ancora perché è stato mostrato un teaser trailer, nessun gameplay, che ci fa semplicemente immergere un pochino nel mondo di gioco. Siamo arrivati alla conclusione di questo evento e quali sono le somme che possiamo tirare? Dunque, non è stato un evento rivoluzionario che sicuramente farà cambiare idea a tutti coloro che erano precedentemente convinti di comprare la PlayStation 5. Anzi, probabilmente tutti coloro che volevano spingersi su casa Sony continueranno sul loro binario. Il problema di questa presentazione, secondo me, oltre al fatto che è stata un po' confusionaria, è che ci sono state poche date e poco gameplay. Ricordiamo comunque che la politica della Sony e la politica della Microsoft sono molto differenti. Infatti la Microsoft spingerà molto più sull'ecosistema piuttosto che sulla nuova generazione, nonostante l'Xbox sarà
a tutti gli effetti la console più potente della prossima generazione. Sicuramente, quindi, in conclusione, l'evento non è stato rivoluzionario, non farà cambiare idea a molti, tanti altri si sono sentiti delusi, tanti altri però si sono sentiti appagati. Perciò ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, vi ricordo che se volete supportarmi oltre al mi piace e condividere i video con gli amici, vi ricordo che se mentre guardate i vostri video fate una storia su Instagram, vi posso repostare sul mio profilo Instagram. Io vi do appuntamento ai prossimi video, un saluto da Sam, ciao ragazzi!